Giulio mi ha chiesto di avere qualche informazione sulla vasocottura. Eccoci qua. Faccio una premessa: ci sono veramente tanti libri in cui si parla di vasocottura. E se non ricordo male, io stesso nel mio libro qualche indicazione l'ho data, anche se non è un libro sulla vasocottura. Comunque ci sono libri dedicati, quindi trovate veramente tanto. Però insomma, visto che mi sono state chieste indicazioni, eccole qui. Prima cosa, ricordatevi di comprare i vasetti certificati per la vasocottura. Cioè, non andate a comprarvi un vasetto normale e poi lo usate così. No, meglio di no. Perché? Perché le gomme che fanno da guarnizione sono certificate. In alcuni casi addirittura i produttori consigliano di cambiarle ad ogni cottura. Beh, ci sono invece quelle che resistono a più cottura, poi quando vedete che si crepano un po' troppo le cambiate. Quindi questa è la prima indicazione. Seconda indicazione: normalmente la vasocottura, dico normalmente, prevede l'inserimento di un liquido, il più delle volte olio. Quindi comprate vasi piccoli, perché? Perché se no fate fuori un sacco d'olio. Tenete presente che quando si fa vasocottura, il vaso tende a essere quasi pieno. Di solito si dice 4 quinti, cioè si lascia veramente un centimetro e mezzo. Quindi ce ne andrà di liquido e di prodotto, oltretutto. Quindi fate qualche esperimento, arrivate a stabilire qual è la dimensione di vaso più corretta per voi e quindi poi usate quelli. I vasi costano anche in funzione della dimensione, quindi è anche antieconomico comprarli troppo grandi se poi si lasciano semivuoti, senza contare che ci possono essere dei problemi. Le ricette sono tante, alcune indicazioni sono invece generiche. Per esempio, il vaso appunto dovrebbe essere pieno. O quasi. Sottovuoto, meglio, ma non obbligatorio. Per esempio, per mettere sottovuoto nei ristoranti, con i dispositivi di sottovuoto a campana, c'è lo spazio per mettere proprio il vaso chiuso, lo si mette sotto la campana, si chiude la campana e si fa il vuoto come se fosse un sacchetto. Qualcuno ogni tanto mi chiede, vabbè, ma se il vaso è chiuso, come fa ad andare sottovuoto? Perché la campana è bella strong, è tranquilla, recupera l'aria anche attraverso il coperchio. D'altronde, se la teneste aperta, quando poi aprite la campana per andare a chiudere, perdereste il vuoto, quindi non avrebbe senso. Si può fare vasocottura senza sottovuoto? Sì, si può fare vasocottura senza sottovuoto, non c'è nessun problema. Però appunto non deve esserci troppa aria. È proprio questo il motivo, perché se ci fosse troppa aria ci potrebbe essere poi qualche rischio. Troppa aria vuol dire appunto che mi dovete lasciare quel centimetro, centimetro e mezzo, due, via, ma non di più. La cottura sottovuoto è un sistema di conservazione, cioè potete tenere 7 mesi, 8 mesi, un anno e così via? No, perché vi ricordo che i cibi non sono aggrediti solo dai batteri, ma anche dagli enzimi. Quindi un cibo, per quanto cotto sottovuoto in barattolo, non è detto che possa essere mantenuto mesi, se poi non lo andate ovviamente a congelare. In quel caso il problema non c'è più, ma normalmente non si congela il barattolo. Quindi un cibo cotto in barattolo deve comunque essere conservato secondo le tabelle di scadenza degli alimenti. Resisterà un po' di più, questo è ovvio, ma non all'infinito. Io di solito consiglio che in qualche giorno siano consumati. Poi, ripeto, ci sono le tabelle che danno le scadenze per ogni alimento, attenetevi a queste tabelle. Le trovate anche nel mio libro, Emozioni in cucina, nel caso. Attenzione al fatto che il barattolo sia veramente pulito. Qualcuno mi dice, vabbè, ma tanto poi quando mettiamo in forno si sterilizza. Così così. Perché vi ricordo che la vasocottura normalmente si fa a 70-75 gradi. È vero che a 70-75 gradi i batteri vengono sterminati, sì, ma al cuore del prodotto, cioè ci arrivano i 70 gradi al cuore del prodotto contenuto nel barattolo. E resta così per 30 minuti, perché? Perché se voi mi cucinate un barattolo per un'ora, la curva termica sale,
arriva a 75, ma già per salire ci impiega un tot. Inoltre, dentro nel barattolo può impiegarci un bel po' per arrivare a 70 gradi, quindi finisce che in realtà il prodotto in barattolo non è stato veramente 30 minuti a 70 gradi al cuore. Quindi fate in modo che tutto sia veramente pulito. Poi ci sono cotture più lunghe, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore in barattolo. Quindi ovviamente a quel punto si ha una maggior pastorizzazione. Però vi ricordo che ci sono spore ed altri agenti microbici che resistono ai 70 gradi, 75, resistono se per questo anche a 100. Quindi qualcosa potreste trovarvi lo stesso alla fine. Quindi veramente molta cura, che tutto sia molto pulito. Fate qualche esperimento, perché normalmente le ricette danno dei tempi, ma sono dei tempi un po' incerti, perché in casa non si ha modo di essere sicuri che 70 gradi siano veramente 70 gradi, per cui quando una ricetta vi dice di riempire il barattolo con certi ingredienti, poi metterlo a 70 gradi nel forno, sì, ma il forno quando vi dice 70 gradi sono veramente 70 gradi. Mica tanto. Perché? Perché i forni escono dai produttori già con una tolleranza del 20% in più o in meno, quindi figurarsi, 20% vuol dire 14 gradi in più su 70, 14 gradi in più o 14 gradi in meno, quindi voi vedete sull'indice 70, ma in realtà state ballando tra i 55 e gli 85, quindi è ovvio che i risultati possono essere diversi, anche perché a 70 gradi la differenza di 10 gradi in più o in meno è significativa. Cioè, cucinare qualcosa a 180 gradi o a 190 non produce grandi differenze. Sì, le produce, ma sono veramente poco significative il più delle volte. A 70 no, cucinare a 70, cucinare a 80 fa veramente la differenza. Quindi fate qualche tentativo, ragionateci sopra. Se una ricetta, una volta eseguita, vi sembra che vi abbia dato un risultato leggermente troppo cotto, leggermente troppo cotto, non è la ricetta a essere sbagliata. È che in questi termini, senza strumentazione professionale, come per esempio i runner, si fa un po' fatica a dare indicazioni precise. Perché? Perché sono i forni ad essere sballati, se usate il forno. Che cosa possiamo usare? Tanto che ci siamo. È appunto il forno. Qualcuno diceva la lavastoviglie. Cioè ci sono dei simpatici libri in cui sono stati fatti esperimenti e si danno ricette di cose che potete mettere in vasetto e poi in lavastoviglie. Naturalmente qualcuno subito non ridico, ma detergente. Ma ascolta, ma se ci lavi i piatti e poi in quei piatti ci mangi, potrai anche metterci un barattolo chiuso ermeticamente e poi mangiarti quello che c'è dentro, no? Se no non dovresti neanche mangiare nei piatti che lavi in lavastoviglie, quindi no, tranquillo. La discussione se i residui chimici dei detergenti siano veramente eliminati, meglio sarebbe dire neutralizzati, non c'ha senso. Perché se ci poniamo questo problema non dovremmo lavare neanche i piatti e i bicchieri, non solo non metterci il vasetto. Ovviamente quando fate queste cotture bisogna scegliere dei lavaggi un po' più lunghi. Perché? Perché per un quarto d'ora in un vasetto a 70 gradi non ci lavate nulla, cioè non ci cucinate nulla, il vasetto sarà bello pulito all'esterno, ma dentro sarà crudo, quindi normalmente a volte le ricette si scordano di dirlo, devono essere lavaggi lunghi, il classico lavaggio di 50 minuti, un'ora, a volte anche più, se no il cibo dentro non ti si cuoce, l'effetto non è raggiunto. Quindi questo è un sistema, è un po' divertente così, sono stati appunto scritti questi libri, se avete voglia di fare qualche esperimento. Poi l'alternativa è il forno, ovviamente dovete avere un forno che possa stare sotto i 100 gradi, normalmente i forni nuovi tendono a partire da 50 un po' ballerini così, 50, 60 così, però i 70 gradi di solito vengono mantenuti in modo abbastanza così, stabile, stabile sempre nella misura di quei 10, 15, 20% di tolleranza che il produttore ha dato. Se avete uno di quei forni moderni con il sistema a sonda, per cui quando vi dà l'indicazione della temperatura è l'indicazione realmente presente nel contesto, non quella che avete impostato voi, ma quella che il sistema rileva in quel momento, beh, ovviamente meglio. E poi l'alternativa più corretta sarebbe il bagno d'acqua, quindi che voi abbiate un piccolo ronerino domestico, esistono, ormai si trovano facilmente, non c'è più bisogno di spendere 1000 euro, ne bastano anche soltanto 200 e anche meno, perché ho visto cose a 130-140 euro.
Può essere un buon modo così per cucinare in vaso. Il vaso, mi raccomando, avete due opportunità. O mangiate il contenuto subito o mettete in frigorifero. Però vi ricordo che per mettere in frigorifero bisogna aspettare che si raffreddi. La cosa migliore sarebbe che il prodotto venisse abbattuto con un abbattitore. Certo, non tutti in casa hanno un abbattitore, anzi in Italia sono pochi, tutto sommato. Al ristorante l'abbattitore dovrebbe essere un po' più frequente, dovrebbe, perché purtroppo anche i ristoranti, non è che proprio tutti i ristoranti ci abbiano abbattitore, anzi molti non ce l'hanno. Però insomma, in gastronomia di sicuro l'abbattitore è presente, lo so che sembra strano, ma sono più spesso le gastronomie ad avere gli abbattitori che non i ristoranti. Quindi se disponete di un abbattitore, abbattete prima di porre in frigorifero, congelatore no, perché normalmente i vasetti non si congelano. Boh, credo di avervi detto tutto. Se avete ulteriori domande, fatele senza problemi. Vi darò le risposte. Ciao!